Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ieri sul palco ci hanno stupito alla grande, perché pensiamo che abbia un genere, Achille Lauro, e dopo invece ci sorprende sempre con il suo produttore Boss Doms. Eccolo qua. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Bruno. Ciao carissima, che piacere. È un piacere per noi naturalmente. Come possiamo definire la vostra canzone, la tua canzone di quest'anno? Più samba, più rock? Di samba poco, di trap poco, più rock and roll. Rock and roll. È stata molto bella, sicuramente, insomma, già dal primo ascolto piace tantissimo, viene passata dalle radio. Possiamo raccontare agli amici a casa che ci seguono com'è nata? Cioè, ci sono tutti questi miti musicali citati. In verità è nata in van, in tour, con una chitarra scordata, suonavamo solo due corde alla volta. E lui ha scritto gran parte del testo mentre stavamo andando in van, in tour. Eravamo in tour, praticamente, le date di estate. E poi là è nata la prima bozza, poi l'abbiamo finalizzata in questo villaggio. Noi praticamente tutti gli anni affittiamo un villaggio per uno o due mesi e facciamo passare artisti, musicisti, e facciamo musica lì senza farci influenzare dalle mode, da quello che sta andando, ma pensando solo a quello che ci piace. E da lì è nato questo nuovo filone, questo nuovo genere. Ma tra i vari artisti che vengono in questo villaggio, magari è passato Morgan e da lì avete avuto lo spunto per i duetti? No, perché questa Rolls Royce in realtà è stata scritta un anno e mezzo fa, registrata. È passato quell'anno, è passato Silvano Coez, Jimmy Tights, un po' più del nostro mondo, diciamo. Morgan abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscerlo solamente poche settimane fa. E come sono andate le prove? Ci stupirete? Potete anticipare qualcosa? Le prove con Morgan? Nessuno lo sa come andrà, neanche noi. Le prove sono state una follia, però super divertente. Lui è un artista enorme, ha una testa gigante che va a 2000 e soprattutto una persona mega piacevole. Sì, è un maestro. Grandissimo, insomma, conosce la musica davvero. Sì, è una persona, non solo la musica, mi ha fatto proprio l'impressione di una persona che conosce in generale. Invece voi non conoscevate il frullatore o carrozzone Sanremo, come sta andando? ce ne avevano parlato. Allora, due cose ci avevano detto: che la platea durante l'esibizione è immobile, e posso non smentire la leggenda. E poi che il carrozzone Sanremo comunque non dormi e posso non smentire. Infatti questa notte abbiamo dormito poche ore e siamo qui. Non so, vi hanno fatto mille domande, no, in questi giorni. Ce n'è una, insomma, che non vi hanno ancora fatto, ma che vorreste, insomma, che ci fosse. Una domanda? Un po' la Marzullo ve l'ho chiesta, È difficile, tante. Però al momento non mi viene. Direi... bella domanda ci potrebbe fare inerente al brano. Non so, vediamo a fine Sanremo, ti rispondiamo in corsa. Allora bisogna tornare, promesso. Sì, promesso. Parliamo invece anche del tuo libro. Sì, sono io Amleto, uscito un mese fa. E sono contento perché a parte sta andando benissimo, devo ringraziare tutti. Poi è un bel libro, ha più voci, non parlo solo io che racconto la nostra storia prima della musica, ma parla anche Boss Doms, Edoardo, altri amici, tutti che raccontano la stessa storia. Siamo quasi alla quarta ristampa, sono contento, ci siamo ispirati per il titolo alla tragedia di Shakespeare, una delle più grandi tragedie diventata una delle più grandi opere di successo, quindi ci piaceva questo confronto, insomma. Scrittore, avete partecipato a Pechino Express, quindi personaggi televisivi, spaccate tantissimo sul palco, dove vi trovate meglio oppure siete a 360 gradi? Beh, ci troviamo, penso che posso rispondere per tutti e due. Il nostro lavoro è la musica, nel senso, a noi piace fare musica. Anzi, io dopo questo carrozzone sanremese sono tre giorni che dico: io volevo solo fare musica. Allora, so che a maggio inizia il tour. Sì, maggio tour, date in tutta Italia. Veniamo da un 2018 di 150 date. Il tour del 2018 si è concluso al Circo Massimo a Roma, che alla nostra città è stato veramente un sogno, 50.000 persone, non si vedeva la fine, è stata veramente un'esperienza incredibile, un po' come il festival. E sì, speriamo appunto che quest'anno ne faremo di meno date, però col fiocchetto. Allora, davvero è stato un piacere avervi qui, ospite Radio Bruno. Piacere nostro. Gentilissimo. E voi. Aspettiamo che ci rinvidiate. Beh, certo. Allora, la nostra casa è la vostra casa.
Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.